Aspetta lì. Concittadini, autorità civili, militari e religiose. Abbiamo iniziato questa commemorazione ascoltando il silenzio e il ricordo di tutti i caduti. L'inno di Mameli, quale simbolo dell'unità nazionale, e alla fine ascolteremo anche Bella Ciao, una canzone simbolo dei partigiani e della resistenza italiana e di tutte le resistenze del mondo e che ci ricorda la libertà, la lotta contro tutte le dittature e le opposizioni agli estremismi. La data di oggi, 25 aprile, ci ricorda la gioia che il nostro popolo ha provato nel mettersi finalmente alle spalle anni drammatici di guerra e le indicibili sofferenze che ne sono derivate. Ma quegli anni ci hanno fatto comprendere innanzitutto che la festa della democrazia è possibile solo quando c'è la libertà. La liberazione dal nazifascismo che l'Italia festeggia ogni anno è senza dubbio la pagina del nostro paese che meglio di ogni altra rappresenta questa certezza. La resistenza italiana ha assunto contorni tali da averla resa un'esperienza unica nel panorama occidentale dell'epoca. Non è consistita solo nell'atto di respingere indietro l'invasore. La resistenza condotta dai nostri avi ha rappresentato l'atto di riaffermazione della loro esistenza in quanto uomini liberi,
dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 ci furono 20 mesi di lotta durante i quali migliaia di donne e di uomini della Resistenza morirono per la libertà. Ricordare dunque il valore della Resistenza e della liberazione dell'Italia dal fascismo, dal nazifascismo, non deve essere solo un dovere da vendere un solo giorno all'anno, ma un esercizio di memoria da compiere ogni giorno per farci riflettere sulla sua assoluta importanza, per trarne indicazioni che sostengono le nostre scelte presenti e future. La Resistenza italiana, è bene ricordarlo, fu l'insieme di movimenti politici e militari che in Italia si opposero al nazifascismo nell'ambito della guerra di liberazione italiana. Se la Resistenza, formata da un numero esiguo di donne e di uomini, ha potuto, aiutati dalla maggior parte della popolazione, opporsi validamente alla potente macchina di guerra nazifascista, dando un contributo notevole alla vittoria alleata, ciò è dovuto alla condivisione da parte di concezioni ideologiche tanto differenti tra loro, ma uniti nel lottare per la libertà. Faccio mie le parole del nostro Presidente della Repubblica, che qualche anno fa ci rammentò che la liberazione è un punto di connessione della storia del nostro popolo e non c'è equivalenza possibile tra la parte che allora sosteneva gli occupanti nazisti e la parte invece che ha lottato per la pace, l'indipendenza e la libertà. Pietà per i morti, rispetto dovuto a quanti hanno combattuto in coerenza con i propri convincimenti. Sono sentimenti che, proprio perché nobili, non devono portare a confondere le cause né a cristallizzare le divisioni di allora tra gli italiani. Questi valori, questo senso etico deve essere da richiamo e da collante tra tutte le forze politiche e deve indurre i cittadini a superare l'indifferenza nei confronti di tutti gli autoritarismi. Dalla guerra di liberazione sono trascorsi 77 anni, ma le minacce al sistema democratico senza il quale non c'è libertà incombono ancora oggi. Le cronache di guerra dell'invasione russa dell'Ucraina caricano questo 25 aprile di un forte valore simbolico e dimostrano che non bisogna mai adagiarsi, perché la storia si ripete e le minacce di un tempo tornano di attualità. Il mio, il nostro, più convinto sostegno e solidarietà al popolo ucraino, con la speranza che per mezzo della Resistenza possa tornare ad essere un paese libero, libero da ogni occupazione. Ogni anno siamo qui a fare esercizio di memoria collettiva per la riaffermazione di ideali che i nostri avi hanno difeso con sacrificio, proprio perché questa eredità va continuamente difesa. Pertanto mi rivolgo ai giovani, perché siete voi i custodi di questa eredità che viene da lontano. Non datela mai per scontato, ci sarà sempre qualcuno che tenterà di metterla in discussione. Se dovesse accadere, dovete essere pronti a opporvi, a fare resistenza. Viva la Resistenza, viva la libertà, viva la democrazia e viva Guglielmesi. Bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone.
nostra preghiera del bersagliere ai nostri caduti. Preghiera del bersagliere. A te, eterno Dio, Signore del cielo e della terra, noi, bersaglieri della Marmora, innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere l'aspirità di tante battaglie, il caudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce, che i nostri occhi mai vedono vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore. E se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano da 186 anni di assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal Mincio al Don Appoggioscano sul campo restarono. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo te si arrende. Grazie. Passare troppo, eh? Non è l'anno.